Se tu avessi già raggiunto la tua meta, se tu avessi raggiunto il successo per quello che per te significa il successo, che può essere una buona condizione sociale, può essere una forma fisica, oppure la competenza in particolari campi, come cambierebbe la tua vita? Magari tu dici, se io avessi soldi farei questo e quest'altro, se avessi questa forma fisica potrei cominciare a, se potessi fare tutte queste cose è perché prima... No, non funziona così. Funziona in un altro modo. Prima parti dal valore e poi arrivi al successo. Quindi, non pensare che tu puoi essere generoso soltanto dopo che hai i soldi. Comincia ad essere generoso come atteggiamento e i soldi sono una conseguenza. Non pensare che la tua vita diventa più interessante dopo che avrai del tempo libero. Comincia a pensare che la tua vita è interessante anche adesso e da qui ti nasce la motivazione per ristrutturare il tuo stile di vita e avere più tempo libero. Ogni volta che hai in mente di ottenere qualche cosa, non dirti prima devo ottenere una certa condizione e poi comincerò ad esistere. Comincia ad esistere già adesso, perché già adesso tu sei vivo, non hai bisogno di permesso per esistere. Quindi, la condizione mentale che tu pensi di ottenere mediante la concessione di qualche cosa è una condizione interna. Non ti serve la concessione di soldi o di tempo o di chissà quale favore. Sei tu che stabilisci che, a partire da adesso, tu sei orientato verso una particolare meta e di conseguenza, già adesso, ti senti sulla strada della realizzazione. E pienamente soddisfatto appunto perché sei sulla strada della realizzazione. Già adesso sei vivo. Se lo capisci, diventi pienamente soddisfatto per il fatto che vivi.